Ciao a tutti ragazzi, sono Fabrizio Salvati della Speedy Brain, vostro consulente e-commerce Amazon. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno. Importantissimo ragazzi, perché do tantissimi contenuti gratuiti, quindi iscrivetevi al canale, ripeto, e cliccate sulla campanellina, non siate pigri perché poi dopo vi perdete i prossimi video. Allora, abbiamo cominciato a parlare dell'ottimizzazione, del listing prodotti, dell'importanza. Abbiamo visto il concetto di conversion rate, dell'inserzione, abbiamo visto l'importanza, anche per le PPC, quindi, dell'ACoS. Quindi più aumenta il conversion rate, meglio andranno pure le PPC, ma anche le pubblicità che arrivano, dall'esterno. Abbiamo visto l'importanza del titolo e della foto, principale che servono per, diciamo, acchiappare, scusate se utilizzo questo termine, forse un po' grossolano, però per acchiappare il cliente. Che ripeto, in prima battuta vede solamente immagine principale e titolo, lo riusciamo a prendere, clicca il cliente e poi ci dobbiamo dar da fare con il resto, ovvero bullet point, descrizione, vedremo anche gli altri fattori. Ma c'è un'altra cosa molto molto importante, che sono le parole chiave di back-end, cioè i termini di ricerca che noi mettiamo nel back-end, quindi in Seller Central, e che non sono visibili ovviamente ai tuoi clienti, però sono importanti perché servono comunque a far posizionare la vostra inserzione, se ben inserite, in posizione più elevata possibile. E questi sono è il posto ottimale per includere le keyword che non puoi inserire nel front-end, cioè le keyword diciamo secondarie che però tu non puoi mettere nel front-end, le metti nel back-end, cioè le vai a mettere nelle keyword nascoste. Quindi non duplicate mai le keyword, quello che mettete nel front-end non deve stare nel back-end. Nel back-end, quindi nelle keyword nascoste, ci devono essere solo le keyword residuali, che però servono ad aumentare il ranking. Poi ci sono svariati trucchetti, ovviamente, che utilizzerò io anche in altre parti. Questo fa parte ovviamente dei segreti del mestiere di ottimizzatore SEO per quanto riguarda l'inserzione di Amazon. Quindi ripeto ragazzi, qui ci sono i miei contatti. Info@speedybrain.it o il mio numero di WhatsApp. È un investimento se mi contattate per ottimizzare la vostra inserzione. Soprattutto ragazzi, molti non prestano attenzione all'ottimizzazione sui marketplace che non sono quello italiano, mentre sul marketplace italiano riesce a farlo relativamente, se conoscete le procedure esatte, in maniera corretta. Sui marketplace esteri le keyword sono in lingua straniera, quindi è tutto molto più complicato e molto più difficile, ok? Richiede molto più tempo. Immaginate quello che significa un'ottimizzazione SEO in tedesco, cioè qualcosa di veramente molto molto difficile. Quindi contattatemi, sono un esperto anche in questa ottimizzazione sugli altri marketplace europei, ok? La consulenza in questo caso vi costerà un po' di più perché serve molto molto più tempo, ok? Perché c'è la barriera ovviamente linguistica, fermo restando che le traduzioni io vi posso consigliare tecnicamente su quali keyword inserire, però diciamo vi posso consigliare sul copy. Ovviamente il copy lo dovete fare, il copy ragazzi sono le parole che servono per vendere, che noi mettiamo in descrizione e nei bullet point. Il copy deve essere adeguato e deve essere tradotto a posto carico. Poi cercherò di inserire, di vedere se avete inserito abbastanza keyword. Andrò a vedere le keyword da inserire nel back-end, che sono quelle residuali, però ecco, è un lavoro che dobbiamo fare coordinandoci, ok? Allora, abbiamo detto che una volta che il cliente l'abbiamo acchiappato, quindi l'abbiamo costretto a cliccare sulla nostra inserzione, grazie al titolo e grazie alla prima immagine, si trova di fronte altri elementi che serviranno a poi a trasformare il click in un acquisto. E quindi qui entriamo in una fase delicatissima, forse una delle fasi più importanti. E anche se anche la prima fase, ragazzi, non scherziamo, perché su tanti prodotti noi dobbiamo
far scegliere al cliente con l'immagine e il titolo di cliccare. Dopodiché, seconda fase, dobbiamo cercare di convertire. Come lo facciamo? Con i bullet point, ok? Bullet point e descrizione. Allora, i bullet point o elenchi puntati sono, diciamo, il punto migliore per evidenziare le caratteristiche e i vantaggi del tuo prodotto. Io certe volte vedo certi copy veramente fatti con i piedi, ragazzi, dove non vengono sfruttati i bullet point nella loro interezza e soprattutto non si vanno a far evidenziare quelle che sono i problemi che noi andiamo a risolvere al cliente, i vantaggi del nostro prodotto e le caratteristiche peculiari, soprattutto raffrontate a quelle dei nostri competitor. Molti fanno, ripeto, io vedo aziende che poi si lamentano che non vendono su Amazon, che neanche mettono i bullet point, neanche mettono le foto, o fanno dei bullet point così, senza alcuna indicazione, senza alcuna strategia. E tutto questo mi dà l'idea, insomma, del perché poi la maggior parte delle persone fallisce, no? Allora, i bullet point devono contenere le informazioni più importanti del vostro prodotto, che risolvono i problemi e soprattutto creano anche emozioni ai clienti. Quindi qui dobbiamo metterci ovviamente con un occhio alla SEO, quindi alle keyword migliori del vostro prodotto, ci dobbiamo però anche andare a mettere la parte emozionale e descrittiva dei bisogni che andiamo a risolvere ai nostri clienti, ok? Qui vi ricordo che entra in gioco prepotentemente Helium 10, quindi mi raccomando, ragazzi, Helium 10, vi lascio il link in descrizione di questo video per acquistarlo con il mio link. Perché? Perché vi do dei vantaggi enormi se diventate affiliati con il mio link di Helium 10, e questi vantaggi sono i tutorial in italiano, un corso gratuito di Amazon FBA, lo sconto del 50% primo mese, del 10% su sempre, il gruppo Facebook. Quindi assolutamente utilizzate il mio link, intanto lo dovete prendere Helium 10 per gestire il vostro business su Amazon, perché non farlo con il mio link che vi dà dei vantaggi gratuiti? Quindi trovate tutto in descrizione. Quindi uno strumento importantissimo che viene utilizzato di Helium 10 è Review Insight, cioè sta nell'estensione di Chrome di Helium 10 e serve ad analizzare le recensioni dei concorrenti. Quindi, andando ad analizzare le recensioni, noi andiamo a capire, in base alle recensioni, quindi autentiche dei clienti, andiamo a capire quali problemi va a risolvere o quali difetti ha il prodotto della concorrenza. Quindi noi utilizzeremo Review Insight per capire il difetto e far vedere che il nostro prodotto, a differenza del prodotto del competitor, va a risolvere questi problemi. E inoltre, oltretutto, noi dobbiamo qui creare una connessione emotiva con il cliente. Qui è molto importante, ragazzi, il copy, quindi lo scrivere per il vendere. Quindi su questo anche vi posso dare una mano. Ovviamente poi c'è anche la descrizione del prodotto, che vi ricordo che è Amazon in versione mobile, quindi sui cellulari e sui device tipo l'iPad, appare prima la descrizione del bullet point. Quindi importantissima anche la descrizione, soprattutto perché la maggior parte degli acquisti oggi viene fatta in mobile, quindi anche qui le parole chiave importanti. Qui dobbiamo inserire soprattutto le caratteristiche, la funzionalità del prodotto, anche qui i bisogni che andiamo a risolvere. E qui però possiamo anche creare maggiormente un collegamento tra brand e cliente, quindi potremmo anche fare un po' la storia del marchio. E qui entra in gioco quello che insegno nei miei corsi, ovvero il cosiddetto brand position statement. Brand position statement andrà messo qui nella descrizione. Che cos'è il brand position statement? È la frase la frase di marketing che abbiamo ideato per il nostro brand, che distingue il nostro brand da tutti gli altri brand, ok? Quindi se noi siamo specializzati solo
so, se facciamo solo mouse bianchi, no, qui dovremmo dire che il nostro brand sviluppa solo mouse bianchi. E il perché noi sviluppiamo solo mouse bianchi e siamo i specialisti del mouse bianchi? E qui dobbiamo descriverlo per creare una connessione tra il brand e il cliente. Ovviamente qui dovremo anche comunicare al cliente come funziona il nostro prodotto, gli usi del nostro prodotto, quando sarà necessario utilizzare il nostro prodotto, dove deve essere utilizzato il prodotto. Quindi la sezione della descrizione è un'eccellente opportunità per, come vi ho detto, stabilire una connessione emotiva con i potenziali acquirenti, raccontando la nostra storia, del nostro brand, e saranno anche curiosi di sapere che cosa c'è, il perché abbiamo creato quel prodotto e quant'altro. Quindi è importante anche per fidelizzare il cliente. Quindi condividere una storia avvincente che abbiamo creato per il nostro brand può avere un grande impatto positivo anche sul fatturato e sui profitti. Aumentiamo il conversion rate, ragazzi, ricordatevi, tutto questo è fatto per aumentare il conversion rate ed è quindi essenziale, quindi dobbiamo utilizzarlo. Ovviamente ci sono tutta una serie di domande che possono aiutarvi per creare la descrizione e potrebbero essere, ad esempio, e servono per creare questa connessione emotiva: perché stiamo vendendo il prodotto, lo stiamo facendo per aiutare, per una determinata causa, stiamo soddisfacendo un bisogno, stiamo risolvendo un problema. Quindi ci sono tutta una serie di domande alle quali possiamo tentare di rispondere per migliorare la descrizione. Ok, quindi importantissimo. Poi ovviamente le domande, adesso non ho detto solo alcune, c'è tutta una checklist da seguire per espandere il copy della descrizione del prodotto. Ragazzi, nel prossimo video continueremo con altre cose importanti, che sono le immagini e il prezzo, quindi andiamo a parlare di benchmarking, prezzi e quant'altro. Quindi continuate a seguirmi, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche quando usciranno nuovi video e soprattutto iscrivetevi al canale e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Al prossimo video. Power, ciao!